Bella ragazzi, come sempre Zamp che vi parla e oggi sono qui con un nuovo vlog. Allora, quest'oggi, come avrete letto dal titolo, sono qui con un video piuttosto particolare. Non è un vlog in macchina come già starete pensando, bensì un video un po' molto simile all'ultimo che feci, quella giornata di shopping con Alice, magari ve la ricordate, insomma. Solamente che quest'oggi non sarò in compagnia femminile, bensì maschile. Perché? Perché appunto, se avete letto il titolo, avrete capito che stiamo andando a Foligno a trovare il mio caro amico Luigi Picca, fotografo e cazzone di primo livello, anzi di prima categoria, no scherzo, è una persona veramente d'oro e gli voglio tanto tanto bene. Per questo stiamo andando a casa sua a Foligno, ci metterò all'incirca un'ora e un quarto ad arrivare passando per l'autostrada, sperando che prima di tutto che questa non si sfasci. Ok, ho avuto un piccolo problemino con la videocamera, ma dicevo, sperando appunto che non ci sia traffico, perché comunque è estate, la gente va in vacanza e sai, si può sempre trovare qualche problema per strada. Noi speriamo di non farlo. E detto questo, ragazzuoli, se volete già iniziare fin da subito a lasciare un bel mi piace, io ne sarei molto contento. Ho visto l'altra volta che questo genere di video vi piace davvero tanto, perciò fatemi sapere con un bel like. Ci vediamo quando arriviamo a Foligno. Bella! Ok signori, dovremmo essere arrivati, il posto dovrebbe essere più o meno questo, casa del nostro caro Luigi, che non ricordo di preciso quale sia, perché ci sono già stato in realtà, solo che essendo stato l'anno scorso io rimembro più o meno che i palazzi erano fatti come questi. Adesso sto cercando di chiamarlo, ma mi dà utente occupato, è veramente una persona che nella vita ha da fare tante cose e quindi ovviamente non può rispondermi al momento. Adesso appena ci risponde vedremo se ho ragione, o meglio se il navigatore del mio iPhone ha avuto ragione, perché ho seguito quello. Comunque credo che ci siamo, ci riaggiorniamo dopo in caso. Allora, se la memoria non mi inganna, il buon Pica è alla guida di una Punto bianca ed è decisamente lui. Siamo qui con il fotomodello immortalare in certe circostanze. Che bello questo zoom che ti entra fino agli occhi. Fa il naso? Sì. In questo momento sì. Comparirà sul canale visualizzato. Mazza, non soffrivo. Incredibile, signori. Incredibile. Stiamo cercando. Cosa stiamo cercando, signor Pica? Posti abbandonati da esplorare in giro per tutta l'Umbria. Esatto, quindi oggi pomeriggio prevalentemente andremo a scattare in qualche posto molto abbandonato. Molto abbandonato. Molto exploring version. Esploriamo e vediamo un po' che cosa abbiamo trovato. C'è scritto hotel qua sotto. Dov'è che sta? C'è scritto il parco del Monte Subasio, perché ormai qui abbiamo fatto caso sul Monte Subasio. Fino ad arrivare al paese abbandonato di Gabbiano Vecchio, dove si trova l'hotel che si dice sia abbandonato. Sembra molto molto promettente, direi. Qui c'è un'altra bellissima villa che non dico il nome perché è meglio di no. E dice ci fanno messe nere, sgozzano i bambini, e i preti, non si sa che fanno. E cose interessanti. A me, cioè, a tutti quanti mette ansia, molto ansia, perché dice che quando entri ti sparano. Però noi siamo temerari e quindi questa sera arriveremo forniti di katane, accette, maceti e varie cose. E se non mi sentirete più, molto probabilmente saremo morti. Da qui è tutto, da Foligno, siamo lì nello studio. Allora signori, siamo qui, abbiamo radunato altra parte della crew, soldato Masciotti, faccia vedere. E quando sarà soldato probabilmente verrà radiato per questo video. Comunque siamo molto semplicemente con questi signori, ormai lui lo conoscete, lei si chiama Arianna e lui si chiama Luca. E quest'oggi stiamo cercando un posto dove andare a scattare. Bene signori, dopo lunghe ricerche siamo arrivati ad un'abbazia abbandonata. Più o meno così sembra. Vogliamo far vedere un po' quello che abbiamo scoperto. Allora, qui sotto ci sono delle catacombe che portano un nulla di che. Vogliamo andare ad esplorare, signor Pica? Scendiamo giù. Che schifo, ragazzi. Vabbè, c'è stancazzo in pratica. Sono delle tombe, però abbiamo scoperto delle ossa umane che sono lì da tempi probabilmente sconosciuti. Là sotto in teoria ci sono ossa, ecco, dovrei averle inquadrate, ci sono ossa di umani probabilmente, insieme a crani, capelli e tante altre. Guarda, cose che... Dove stanno i capelli? Dove stanno? Oddio! Cioè tipo... No! Le chiavi di casa.
Sì. Allora, il soldato e il signor Pica si apprestano a recuperare le chiavi cadute delle ossa, usufruendo di un ramo lungo all'incirca 20 metri. Riusciranno i nostri eroi nella loro impresa? Lo scopriremo nella prossima puntata. Le chiavi sono all'incirca lì. Stiamo veramente facendo una cosa del genere. Cioè, ragazzi, stiamo per toccare. Più dietro. Vai. Non le prendi con le mani. Il soldato Masciotti ha già compiuto la sua prima missione da militare. Recuperare delle chiavi cadute in una cazzo di catacomba. Mamma mia, io comunque non so come ho fatto. Ok, siamo usciti da questa abbazia abbandonata e la prossima sfida che ci si propone è una casa abbandonata. Mi sento molto un Matteo Montesi della situazione in questo momento. Ho lasciato i miei compagni dentro la chiesa a congratularsi l'un l'altro per aver recuperato le chiavi. E in questo momento Zamp, Matteo Montesi, è pronto a bucare drento le case abbandonate. Stiamo bucando drento questa casa che in realtà ho già visto. E qui potete un po' vedere com'è, ci sono buchi dappertutto, un materasso che è meglio evitare. Non vorrei prendere strane malattie. Una stanza così a random, mobili buttati lì, porte distrutte. La cosa più interessante è qui dentro. Ci sono scritte naziste e altra roba, svastiche ovunque. È un posto abbastanza strano. È un posto abbastanza strano, ma il bello di questi, di queste case, di questi posti abbandonati, è appunto il fatto di scoprire cose che non vedi tutti i giorni o che normalmente non vedresti. Quindi, cioè, solo per questo già mi avete lasciato tipo troppi likes. E poi apriamo la porta. Apriamo la porta che si, chissà dove ci condurrà. Si blocca, quindi ci deve essere qualcosina dietro. Vabbè, niente di che, buchi, stanza distrutta e nient'altro. Vabbè, io direi che in questo posto abbiamo finito. Possiamo passare, appunto, possiamo passare ad un altro. Quanto mi date, ragazzi, se passo qui sopra così? Porca troia, mi sono tipo spaccato sotto i piedi. Siamo venuti a vedere il paesaggio e a fare un paio di foto con il signor Pica. La scalata è stata molto difficile perché il monte Subasio è alto quanto? 1000, attenzione, abbiamo un vincitore! No, no, non 1000? Non ci arriva a 1000, sì. Non ci arriva, non ci arriva. No, sì. Ok, prendiamo per buona la versione del signor Pica, quindi il monte Subasio dovrebbe essere a quota 1003. Noi ce lo siamo scalati tutto. E per questa sera invece il programma è andare a cena in qualche posto insieme al signorino. Posti cotta e cruda la festa della birra. Che schifo, proprio no, la porchetta no. Comunque troveremo qualcos'altro da fare. Non mangia la porchetta. Saluto da tutta la ciurma e ci rivediamo dopo. Signori, stiamo per andare a cena. Vi avviso che sono tipo le 9:27 e in tutto questo dobbiamo ancora cenare. Questo perché? Perché si aggiungono sempre più imprevisti alla nostra piccola avventura. In questo momento lo sfortunato sono io. Ho perso il mio cazzo di portafogli. Speriamo a casa di un amico del nostro... sì, di un amico, l'avete visto poi, di Mattia. E se non è lì... cioè, cascano l'angelo che non posso guidare. A casa non ci vai. A casa non ci vado, non posso guidare. E quindi, ragazzi, ce l'ho nel culo. Siamo entrati dentro, eccolo, il mio storico portafogli dell'Adidas che ha girato il mondo. Ragazzi, è ora di cambiare, credo, prima o poi, i nostri amici qui dietro. In tutto questo, adesso finalmente alle ore 9:50 possiamo andare a cena. Siamo tornati a Jesi. Voi adesso penso mi vedrete immerso nel buio perché con la lucetta della macchina non è che si possa ottenere più di tanto. Comunque sono finalmente a Jesi. È stato un viaggio di ritorno abbastanza noioso, cioè guidare da soli in superstrada proprio anche solo un'ora, io ci ho messo un'oretta e mezza, cioè veramente vi rompete le palle in una maniera incredibile. Comunque vabbè, a cena non abbiamo fatto molti video perché diciamo non sono rimasto tanto in quanto dovevo tornare
a casa una certa, e abbiamo preso dei panini veramente troppo buoni da uno street food lì vicino al centro di Foligno. Poi abbiamo fatto un giro in centro, ho incontrato anche alcuni di voi e questo mi fa davvero sempre molto piacere. E adesso siamo qui. Dunque, oggi ne sono successe veramente tante. Intanto il mio telefono suona, non si sa perché. Ne sono successe davvero tante, davvero. Case abbandonate, piene di svastiche, chiavi cadute nelle catacombe, chiese abbandonate. Poi siamo andati anche sul Monte Subasio, una scarpinata della Madonna. Insomma, c'è davvero da dire che davvero sono contentissimo di essere riandato a trovare Luigi, e credo che questa sia un'altra delle prove di come internet alla fine non sia solo un posto in cui tu conosci persone che non vedrai mai, o che comunque la gente dice cazzo, stringi un'amicizia su un social network o tramite internet, bella roba, tanto non durerà mai. E invece sono già più di 2 anni e mezzo che comunque io e Luigi ci frequentiamo, e devo dire davvero grazie ad internet per avermi fatto incontrare lui e tante altre persone come gli altri di Me La Godo e chiunque sia. Quindi ragazzuoli, io adesso c'ho 2 occhi che voi penserete che mi sia drogato, ma non è così, sono semplicemente delle occhiaie favolose perché non dormo più un cazzo. Detto questo, io adesso penso che andrò su, toccherò il mio letto e morirò. Quindi signori, questo video di oggi finisce qui. Io spero vi sia piaciuto, in caso di sotto lasciare un bel mi piace, un commento se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella!